Ciao a tutti, i figli non si perdono per strada, ma dentro casa. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, spesso si pensa che i figli, seguendo le cattive compagnie per strada, diciamo così, si possano perdere, quindi possano scegliere strade sbagliate. In realtà questo è soltanto un effetto, non è una causa. È l'effetto di che cosa? L'effetto di quello che è accaduto invece in casa, nella relazione con i genitori. Se la relazione si è sviluppata in modo, si fosse sviluppata in modo non conflittuale, se la relazione si fosse sviluppata in modo dialogante, responsabilizzante, senza andare ad accentuare, diciamo così, i magari già naturali, diciamo, la predisposizione naturale alla ribellione adolescenziale, difficilmente poi un ragazzo si perde per strada, diciamo così, seguendo le cattive compagnie. Le cattive compagnie attecchiscono, diciamo, quando in casa non c'è un buon dialogo, non c'è una buona relazione, ci sono forti conflitti. Questo è come dire, come tradimento attecchisce quando c'è un innamoramento finito, quando non c'è più un amore, e allora è facile che attecchisca al tradimento. È così nell'educazione dei ragazzi. Quindi credere che si perdano per strada, che sia colpa dell'esterno, è un po', come dire, un modo forse per scaricare la responsabilità agli altri, ma in realtà un genitore dovrebbe anche acquisire la giusta sensibilità eventualmente per capire queste possibili devianze, questi possibili errori, insomma, dei figli. E comunque il lavoro grosso viene fatto dentro casa, quindi la perdita è già dentro casa, non fuori. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!